Buongiorno a tutte e tutti e benvenute alla prima puntata di Libero Cinema Magazine, una piazza virtuale che ospiterà interviste e conversazioni all'interno della 16ª edizione del festival. Oggi parleremo di un tema molto caro a Cinemovel, ovvero del ruolo che il cinema e i linguaggi creativi possono ricoprire a sostegno del fare scuola. Lo faremo in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, che ringrazio, e con l'obiettivo di riflettere con i nostri ospiti sui bisogni, le prospettive e sulle buone pratiche. Stasera con il Cinema Itinerante saremo a Lecco, nel cortile di una scuola, l'Istituto Stoppani, convinti che sia urgente tenere accesi i riflettori sull'emergenza educativa, che oggi più che mai deve diventare il centro da cui far ripartire il paese. Abbiamo chiesto a Bruno Zambardino, funzionario della Direzione Generale Cinema Audiovisivo del Ministero della Cultura e responsabile del piano Cinema Immagini per la Scuola, di avvicinarci alla comprensione di quanto sia importante oggi formare i giovani al linguaggio delle immagini in movimento. Assieme a Marco Rossidoria, presidente dell'impresa sociale con i bambini, approfondiremo le sfide delle comunità educanti nel contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica. Continueremo a interrogarci assieme a Michele Gagliardo, referente di Libera Formazione, su quali siano gli ingredienti necessari per fare scuola in ascolto dei bisogni di ragazze e ragazzi. Il nostro viaggio continuerà poi ascoltando il racconto di alcune buone pratiche che riguardano cinema e scuola. Silvia Pareti, segretaria generale della Cineteca di Milano, ci racconterà le sfide di un'esperienza storica e consolidata, sempre in dialogo con i cambiamenti e la contemporaneità. Gianluca Giannelli, direttore artistico di Alice nella città, ci porterà alla scoperta di un festival e di un'esperienza che ogni anno testimonia la voglia di cinema di migliaia tra ragazze e ragazzi. Giulia Tosoni, responsabile del CIA Manzoni di Milano, aprirà un focus su una scuola unica in Italia, da sempre attenta al ritorno a scuola per giovani a rischio di dispersione e NEET. Stefania De Fazio, dirigente scolastica della Direzione Didattica Rasetti, ci racconterà le buone pratiche sostenute dal Piano Nazionale Cinema per la Scuola. In ultimo, Roberta Magliacano della cooperativa L'Arcobaleno, che oggi ospita la tappa di Libero Cinema in Libera Terra, ci parlerà di MEMU, il primo progetto nato su un bene confiscato che si apre alle scuole per scoprire, attraverso l'interazione con le immagini in movimento, la presenza delle mafie al nord. Tante storie quindi per intracciare insieme quel filo rosso che unisce le immagini in movimento, il linguaggio globale più condiviso oggi, al fare scuola immersi nelle sfide del presente. Buongiorno a tutte e tutti, io sono molto contento oggi di dare il benvenuto al dottor Bruno Zambardino, funzionario della Direzione Generale Cinema Audiovisivo del Ministero dei Beni Culturali e responsabile del piano Cinema e Immagini per la Scuola. Buongiorno, dottor Zambardino. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie davvero a lei per la disponibilità, perché la puntata di oggi di Libero Cinema Magazine tratta un tema che lei conosce bene, sicuramente saprà aiutarci ad affrontarlo e a costruire una cornice, possiamo dire, di significato nel modo migliore. Parliamo del cinema che entra a scuola. Mi piacerebbe chiederle appunto un'introduzione su un aggiornamento molto importante. Con la legge 220 del 2016 si è stabilito che il 3% del fondo cinema audiovisivo sia dedicato alle scuole per avvicinare i ragazzi appunto al linguaggio audiovisivo. È nato quindi CIPS, Cinema Immagini per la Scuola. Di che cosa si tratta? Ecco, come giustamente diceva lei, il Piano Nazionale Cinema per la Scuola è proprio un'iniziativa promossa dal nostro Ministero della Cultura, ovviamente in stretta collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, in attuazione proprio di una norma prevista nella legge nazionale del 2016. In particolare nasce da un protocollo d'intesa tra i due ministeri e fondamentalmente punta a sostenere diciamo con risorse importanti, sono almeno il 3% della dotazione del fondo, quindi una dotazione minima di 12 milioni l'anno, il potenziamento delle competenze nel cinema e nell'audiovisivo, ma anche sotto il profilo tecnico, nei media di produzione, di diffusione delle immagini e dei suoni e ovviamente anche alfabetizzazione all'arte, alle tecniche del mondo audiovisivo, che è un settore ad altissimo potenziale occupazionale. Quindi con questa dotazione siamo partiti già 2 anni fa e fondamentalmente le azioni principali del piano prevedono vari bandi, ad esempio Cinema Scuola Lab per laboratori all'interno delle scuole, Visioni Fuori Luogo è più per un racconto del territorio attraverso un'opera audiovisiva e poi un'azione che abbiamo denominato Buone Pratiche, Rassegne e Festival, che dà, come dire, continuità alle migliori esperienze educative in questo campo. Ecco, appunto, nel piano nazionale c'è un passaggio secondo me molto interessante, in quanto la capacità di interpretare le immagini in movimento è indicata come uno strumento imprescindibile per la creazione di società inclusive, civili e moderne. Quali sono stati i risultati raggiunti in questi primi anni e quali sono invece le strategie per il futuro?
Partiamo dai risultati tangibili. Le prime due edizioni del piano, perché ahimè nel 2020 ci siamo dovuti fermare a causa del Covid, hanno promosso veramente una ventata molto importante di fermento educativo ed operativo, che ha coinvolto centinaia di scuole, numerosi enti di diversa natura in tutto il territorio nazionale e quindi ha fornito per la prima volta in modo sistematico e organizzato a tutti un'occasione importante di poter anche compensare delle mancanze e rafforzare esperienze progettuali che magari già esistevano e che si sono rafforzate grazie al piano. I numeri parlano da soli. Nelle prime edizioni del 18 e del 19 abbiamo erogato risorse per circa 35 milioni di euro e abbiamo sostenuto quasi 800 progetti con i bandi di cui parlavo prima. E quindi hanno permesso l'introduzione di attività legate all'educazione dell'immagine in contesti anche in territori che ne erano del tutto privi. Questo secondo me è un grande risultato che ovviamente va perseguito e migliorato. E anche, a mio modesto avviso, rafforzare anche le coscienze e accrescere il bagaglio culturale dei più giovani, laddove, come dire, c'è anche un bisogno maggiore di rafforzare un bagaglio che è legato più all'audiovisivo, al mondo delle immagini. Tra diciamo, i risultati, secondo me, più interessanti che abbiamo raggiunto è stato anche quello di avviare un'attività di formazione dei formatori. Quindi degli esperti, 200 esperti che abbiamo individuato, che sono andati all'interno delle scuole e che hanno trasferito competenze e conoscenze a circa 6.000 docenti. E proseguiremo ovviamente perché gli insegnanti ci stanno chiedendo molto questo tipo di attività di sensibilizzazione che poi loro ovviamente a cascata trasferiscono ai propri docenti, alle proprie classi, accrescendo anche le proprie progettualità. Quindi andiamo molto fieri di questo piano e quindi proseguiremo anche in questa attività che è strategica per poi potenziare la film education all'interno del mondo scolastico italiano. Io, dottor Zambardino, la ringrazio davvero perché ci ha fornito delle chiavi molto interessanti per la nostra puntata. Le auguro buon lavoro e auguro chiaramente buona fortuna al Piano Nazionale, uno strumento prezioso per chiunque in Italia crede sia importante avvicinare i ragazzi al linguaggio audiovisivo e alla film literacy. Grazie davvero. Per chiunque voglia approfondire meglio, il portale cinemaperlascuola.it. Grazie ancora a voi per l'invito. Grazie. Do il benvenuto a Marco Rossi Doria, presidente di Coni Bambini ed esperto di politiche educative e sociali. La ringrazio per aver accettato il nostro invito ad intervenire a Libro Cinema Magazine, che in questa puntata affronta un tema per noi centrale, da capire in tutte le sue dimensioni e di cui parlare in modo profondo. Presidente, il compito dell'impresa sociale con i bambini guarda al contrasto alle povertà educative e culturali. In questi anni tanto è stato fatto, ma l'emergenza sanitaria ha posto nuove sfide. Ci aiuta a capire perché è urgente intervenire in questa direzione? Era urgente già prima, avevamo 1.300.000 bambini e ragazzi in povertà assoluta, altri 2 milioni e 3, in totale un terzo di tutti i nostri minori in povertà relativa. I primi erano triplicati in 10 anni, i secondi erano raddoppiati in 10 anni. La dispersione scolastica era aumentata, i NEET erano aumentati, le povertà e le diseguaglianze erano aumentate. È arrivata la pandemia e c'è stato un ulteriore salto di qualità negativo. Quindi, se vogliamo pensare al futuro come l'attivazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità delle nuove generazioni, da lì si deve partire. Non si può escludere un terzo del nostro potenziale. Con i bambini fa progetti sperimentali per cercare di capire come far meglio questo. Il suo è un punto di vista, diciamo, privilegiato per l'analisi anche delle strategie, per la messa a fuoco delle strategie e degli strumenti più efficaci, contro la povertà educativa e culturale, che, giustamente sottolineava, non è una nuova emergenza. A suo avviso, quale deve essere il ruolo della cultura e delle immagini in movimento per generare un impatto positivo all'interno di questo percorso? Le immagini in movimento permeano la vita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, anche nei quartieri fragili e difficili, nelle zone interne, lì dove c'è una multifattoriale esclusione fin dalla nascita. Ci giocano, ci parlano,
e li usano anche molto creativamente. Noi di Con i Bambini abbiamo anche un magazine che si chiama Con, che con i bambini e i ragazzi stessi prende i loro prodotti o li istiga a farne per raccontare le loro storie, le loro speranze, le loro potenzialità. Penso che questo è quello che si può fare. Tanti insegnanti, tanti educatori del terzo settore lo stanno facendo da tempo e scopriamo cose straordinarie. La ringrazio davvero molto per il contributo che ha dato a Libero Cinema Magazine e mi auguro davvero che ci possano essere altre occasioni per confrontarci con lei. Grazie. Grazie. Do il benvenuto a Michele Gagliardo e parto subito con una domanda che riguarda l'anno difficile e complesso che ha attraversato la nostra scuola. Si parla sempre più di digitale didattica, ma cosa è successo quest'anno per le studentesse e gli studenti italiani? È stato un anno effettivamente molto difficile, direi anche più di un anno. Le studentesse e gli studenti, diciamo le ragazze e i ragazzi, i giovani, hanno vissuto un anno, direi, permettetemi, ambivalente, nel senso che è stato sì molto faticoso e ne sono usciti parecchio provati, perché come tutti abbiamo visto e tutti ben sappiamo, alcuni degli aspetti fondamentali della vita di una persona, in modo particolare di una persona giovane che sta lavorando fortemente alla propria identità, alla propria affermazione pubblica, sociale, sono venuti meno. La relazione, uno spazio di lavoro dentro il mondo, dentro la società, la solitudine, la chiusura. Ecco, questi elementi hanno reso difficile l'esperienza di questi mesi, direi per tutte le ragazze e tutti i ragazzi. Ma accanto a questo, a me preme mettere in evidenza quanto in questi mesi comunque ci sia stato un lavoro intimo e profondo da parte di molte di queste persone, anche quelle che vivevano in alcune situazioni un po' più delicate, un po' più difficili, che a fronte di ciò che questa esperienza ci ha messo davanti agli occhi, e mi riferisco a tante cose molto importanti per la vita, penso a tutto il tema della sofferenza, il tema della morte, il tema della responsabilità che ciascuno di noi ha nella vita degli altri, del come ognuno può cambiare fortemente la vita degli altri con i piccoli gesti quotidiani. Ecco, tantissime ragazze e tantissimi ragazzi hanno lavorato profondamente a questi temi, hanno incontrato loro stesse, si sono messe in discussione e hanno fatto enormi passi avanti. Libera Formazione è da sempre attenta ai cambiamenti di linguaggi e abitudini che riguardano i più giovani. Ci aiuti a fotografare questo momento che anche a causa dell'emergenza sanitaria sembra registrare cambiamenti significativi nel fare scuola? La scuola ha perso una grande occasione, come spesso accade purtroppo, perché nel doversi radicalmente ripensare, credo che avrebbe potuto aiutarci a lavorare ad una scuola appassionante, desiderabile per gli adulti che ci lavorano e per i giovani che crescono dentro, insieme agli adulti. E la scuola che rimette al centro molte cose fondamentali per la formazione, i piccoli gruppi, l'esperienza relazionale, il fare esperienza degli oggetti di apprendimento, delle conoscenze. Portare l'eterogeneità delle conoscenze, la trasversalità delle esperienze di età diverse, recuperare la lentezza, non la scuola performativa dove tutti corrono, uno deve essere migliore dell'altro, recuperare il tempo per crescere, per apprendere, per lavorare insieme. Ed invece si è scelta la strada dell'emergenza, della didattica emergenziale, dove la didattica a distanza, di cui tanto si è parlato, è semplicemente stato il trasporre nel computer ciò che si faceva in presenza, fare delle teleconferenze quando andava bene. E questo ha reso molto difficile, il processo formativo, la continuità del processo formativo, ha aumentato la dimensione delle diseguaglianze centrate sui dispositivi tecnologici, come noi sappiamo, ma anche la fatica di seguire quel sistema formativo.
abbiamo modo e tempo di impegnarci insieme perché la scuola recuperi un po' queste cose e si affermi nella cura di un dispositivo educativo e formativo, quindi dove la presenza, la relazione, l'esperienza, l'eterogeneità, le tecnologie costruiscono un contesto formativo e non sono le une in alternativa alle altre. Insieme, questo penso che possa essere il futuro che nasce da questa esperienza scolastica. Nella tua esperienza, il cinema e l'audiovisivo, che ruolo hanno oggi nella definizione dell'immaginario dei più giovani e che ruolo possono avere per costruire percorsi di capacitazione e di cittadinanza attiva? Il cinema e l'audiovisivo, lasciami dire, le immagini hanno un ruolo potentissimo. Dal punto di vista così del cinema, mi permetterei di dire che dipende un po' dai luoghi e dalle situazioni, perché siamo, come voi ci insegnate sempre, immersi in un contesto immenso dal punto di vista delle immagini, immagini che hanno i tratti della nostra cultura, ficcanti, veloci, una dopo l'altra. E come dire, il tempo del cinema è un tempo molto lento. E quindi non sempre i giovani sono abituati a questo tipo di esposizione alle immagini, che è però, quando entra nella scuola, uno strumento straordinario e potente, perché ha una narrazione potente il cinema, il racconto cinematografico. E quindi un buon lavoro sulle immagini aiuta tantissimo, perché aiuta a costruirsi quell'idea del mondo e di se stessi dentro il mondo. Certo, diventa importante la cura della qualità educativa, direi, delle immagini, che cosa si mostra, come lo si mostra e lo si accompagna. Diventa importante aiutarli nel crearsi, come dire, una competenza didattica nell'uso delle immagini, e diventa molto importante un ragionamento tra gli adulti per accordarsi su che tipo di narrazione civile comunicare attraverso il sistema delle immagini. Le immagini possono fare tutto questo e penso che in questa direzione il tavolo permanente sull'audiovisivo che Cinemovel e Libera stanno mettendo in piedi e che partirà in autunno potrà essere uno strumento eccezionale per accompagnare educatori ed insegnanti ad un uso migliore delle immagini come processo di narrazione civile. Ringrazio molto Michele Gagliardo per il contributo che ha portato a Libero Cinema Magazine. Grazie. Buongiorno a tutte e tutti, io do il benvenuto innanzitutto alla dottoressa Silvia Pareti, segretario generale della Cineteca di Milano, a cui chiederei subito un pensiero sul focus della puntata. Sempre di più viviamo immersi in una comunicazione fatta di immagini in movimento, ma l'alfabetizzazione audiovisiva non è ancora una pratica comune a tutte le scuole italiane. Perché oggi appare importante, secondo lei, avvicinare i giovani al linguaggio cinematografico e audiovisivo? Una breve premessa. Posto che la Cineteca di Milano è proprio nata con una fortissima mission di promozione e di, in qualche modo, educazione all'immagine, quindi da più di 70 anni in diverse forme, ha proprio questo, appunto questa mission come al centro della sua attività. Oggi più che mai, diciamo negli ultimi 10 anni, se vogliamo, con una decisa accelerazione nell'ultimo, è diventata ancora più importante perché deve andare ad integrare, diciamo deve diventare una delle sensibilità, delle capacità, degli strumenti che i ragazzi, il giovane pubblico deve avere per poter leggere il reale, la realtà che li circonda oggi. Quindi in questo senso diciamo che anche l'impulso che è arrivato da questo progetto congiunto del Ministero
della cultura e del Ministero dell'Istruzione, questo piano nazionale del cinema ha sicuramente interpretato e colmato una così una mancanza. I ragazzi producono, consumano immagini, il 90% se non di più dei contenuti che trovano sulla rete sono contenuti audiovisivi e devono essere in grado di padroneggiarli, di interpretarli, di produrne a loro volta di originali. Ecco, con la Cineteca di Milano da tanti anni siete attenti alle trasformazioni che riguardano l'utilizzo delle immagini in movimento da parte di ragazze e ragazzi. Cosa sta cambiando in questo periodo, anche eventualmente in funzione all'emergenza sanitaria? Diciamo, l'emergenza sanitaria diciamo, è stato un acceleratore di abitudini, comportamenti che erano già, diciamo, così in progress. Sicuramente ha reso da un lato più diciamo l'accessibilità ai contenuti audiovisivi l'ha amplificata al massimo, quindi si sono moltiplicati i contenuti a disposizione degli spettatori, dei ragazzi, e questo è un lato, ovviamente in streaming. Dall'altro però ha dimostrato quanto sia urgente e importante l'attività invece creativa, concreta, in campo, fatta di persona, per poter apprezzare veramente così, l'arte del cinema in tutti i suoi aspetti. Dottoressa, un'ultima riflessione. In virtù della vostra esperienza, quindi, cosa non può mancare in un percorso di film literacy efficace? Allora, io penso che non può mancare l'esperienza diretta. Non può mancare l'esperienza diretta della creazione. Quindi, appunto, l'esperienza laboratoriale, l'esperienza di condivisione, sia tra pari sia anche con professionisti, il confronto con professionisti e figure di riferimento. In questo senso penso che da parte dei giovani, dei ragazzi, sia poter avere qualcuno a cui far riferimento, con cui cimentarsi nell'esperienza artistica, avere una guida, sia fondamentale per trasmettere l'importanza del, appunto, gli aspetti linguistici, gli aspetti pratici, teorici, di gusto. Può essere uno strumento per poi apprezzare col cinema a 360 gradi. Grazie davvero alla dottoressa Silvia Pareti, speriamo di averla ancora ospite di Libero Cinema Magazine. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Buongiorno a tutte e tutti, do il benvenuto a Giulia Tosoni, responsabile del CIA Manzoni per il Comune di Milano. Il CIA Manzoni, Giulia, è sicuramente una scuola che merita attenzione, in quanto parliamo dell'unica scuola comunale in Italia con una vocazione rivolta al ritorno a scuola e con un focus forte su adolescenti, ma anche in IT. È sicuramente una scuola sui generis, appunto per questa sua missione e per la sua natura pubblica di accompagnamento al ritorno a scuola. Ed è sicuramente un punto di osservazione interessante rispetto alle disuguaglianze anche di carattere educativo presenti nella città di Milano e sugli strumenti che si possono mettere in campo per provare a superarle. Dal tuo punto di vista, Giulia, che ruolo possono avere i linguaggi creativi nel fare scuola e come possono eventualmente integrarsi con la didattica e con le specificità dei ragazzi in formazione? Credo che dare la possibilità a diversi tipi di linguaggio creativo di entrare a scuola in un modo integrato con la didattica sia fondamentale oggi, sia dal punto di vista delle possibilità espressive di riflessione su di sé, di racconto del singolo o del gruppo rispetto anche alle cose straordinarie che nell'ultimo anno e mezzo stiamo vivendo e che abbiamo tutti bisogno di rielaborare,
sia però in generale come strumento adatto a lavorare in forma cooperativa dentro alle classi, dentro i gruppi di apprendimento, per progettare insieme un prodotto che poi si presenta agli altri. Noi in questi 2 anni non abbiamo avuto particolari esperienze rispetto al linguaggio audiovisivo, siamo invece stranamente andati a riscoprire dei linguaggi più tradizionali, se vogliamo, anche di sottrazione dell'immagine di sé. In un momento in cui tutto il giorno stavamo con le webcam accese per fare la didattica, abbiamo creato degli spazi di espressione per i ragazzi e per gli studenti attraverso ad esempio il linguaggio poetico, con un concorso di poesia che abbiamo aperto anche ai centri di aggregazione giovanile del nostro territorio, e attraverso l'esperienza di Radio Cia Manzoni, una web radio che trasmette veramente sui canali di una radio di comunità milanese che si chiama Share Radio, in cui i contenuti sono stati coprodotti da docenti e da studenti. E quindi 2 occasioni in cui mettersi in gioco, raccontare di sé o raccontare un pezzettino del mondo in cui viviamo, proprio senza l'immagine. Eppure credo che appunto sia nella pluralità dei linguaggi che poi sia l'occasione di sperimentare, di scoprire talenti nascosti e di valorizzare tante abilità diverse che i ragazzi in realtà hanno, di cui sono portatori loro per primi. Come ultima riflessione ti chiederei di raccontarci cosa accade secondo te quando la scuola ha attorno a sé dei presidi culturali e cosa invece quando la scuola non può avvantaggiarsi di offerte culturali proposte dal territorio. La densità e la qualità delle opportunità culturali che stanno attorno alla scuola, che stanno nel territorio, sappiamo essere uno dei fattori che condiziona fortemente quella che viene definita la povertà educativa dei bambini e dei ragazzi. Questo non soltanto perché ovviamente accedere a prodotti culturali come possono essere film visti al cinema, musei, mostre, letture, è qualche cosa che rafforza la curiosità, la capacità di continuare a imparare, ma anche e forse soprattutto, mi viene da dire, incide fortemente su quella che viene definita la capacità di aspirare, che in qualche modo poi determina tutto il resto, determina la nostra capacità di darci un progetto di vita, di darci degli obiettivi per andare anche oltre il contesto da cui siamo partiti. E quindi in questo senso un territorio povero di opportunità culturali ed educative è un territorio che non fa la sua parte per il superamento delle disuguaglianze tra bambini e ragazzi. Grazie ancora Giulia Tosoni, continueremo a seguire con interesse le sperimentazioni provenienti dal CIA Manzoni, come stimolo per la riflessione per noi e per il pubblico di Libero Cinema Magazine. Grazie. Diamo il benvenuto a Gianluca Giannelli, direttore di Alice nella città, ma responsabile di un progetto di didattica sull'audiovisivo a scuola con Fabia Bettini, Scelte di classe. Gianluca, benvenuto, grazie di aver partecipato a questo talk. Ti chiedo davvero di spiegarci in 2 minuti cos'è Scelte di classe. Allora, intanto grazie per l'invito e per l'attenzione. Scelte di classe è un progetto nato pilota, ovvero sperimentale, nel momento in cui addirittura non esisteva il piano nazionale e non erano ancora stati rilanciati gli obiettivi sull'educazione all'immagine. È un progetto che appoggia su una piattaforma di video e di informazioni legate agli argomenti vicini al mondo e soprattutto alla cultura dell'infanzia e dell'adolescenza. Scelte di classe ogni anno fa una selezione di titoli nazionali ed internazionali divisi per fasce d'età e entra in classe con formazione per il docente e un accompagnamento attraverso dei tutor professionisti per accompagnare le visioni dei ragazzi sia a scuola che al cinema. Quindi Scelte di classe non è solo un progetto, ma cerca di costruire di fatto il pubblico nuovo, quindi attraverso schede di didattica, dossier informativi, e quindi i film vengono scavati, lavorati
e soprattutto in qualche modo dà una guida rispetto a delle visioni in più che sono legate poi ai titoli che sono stati selezionati. Quindi non c'è soltanto il tema delle immagini, quindi non soltanto il tema legato alla visione, ma noi in base ad ogni argomento, ogni scheda del film dà la possibilità agli studenti e dunque anche al docente di trovare per esempio delle proposte editoriali, quindi c'è una bibliografia ed una filmografia che può guidare e può aiutare il docente a costruire insieme al tutor delle piste di visione e di lettura legate ai macro argomenti. Scelta di classe è la che mi ricordo, avendolo seguito anche da vicino, anche da un punto di vista giornalistico, è un progetto in realtà tangente rispetto a tante altre iniziative. Una di queste l'abbiamo citata prima, è Alice nella città, ma mi ricordo anche gli appuntamenti all'interno della scuola in presenza con i docenti di cinema e ragazzi. È chiaro che con la pandemia e con l'avvento di queste nuove modalità di didattica a distanza si è un po' rivisto tutto questo processo. Quanto ha impattato sul vostro progetto e come vi siete riorganizzati? No, l'obiettivo è stato quello di non perdere il collegamento, il legame con tanti docenti che nelle regioni del centro-sud avevano seguito tutto il progetto di scelte di classe. Ovviamente rimettere tutto il progetto, riprogrammarlo non in presenza, ci ha semplicemente spinto ad utilizzare i mezzi tecnologici che in parte noi già usavamo perché la piattaforma comunque era operativa, per cui abbiamo cercato di tenerci collegati a loro attraverso degli Zoom, attraverso la formazione del docente, cioè abbiamo cercato di mantenere stretto il legame con tutto il gruppo di lavoro. Io credo che di fatto però ci sia stato un'accelerazione rispetto anche alla capacità di orizzontalità del progetto, cioè siamo riusciti a toccare più persone rispetto agli anni precedenti. I film sono stati visti e apprezzati da più studenti. Ovviamente il tema della presenza implica un'empatia, una mancanza di empatia che prima esisteva e che oggi per noi diventa strategica e fondamentale recuperare. Quindi è vero che c'è stata una grandissima compressione, ma dall'altra evidentemente era tanta la voglia dei docenti che avevano comunque i loro ragazzi in DAD, avevano comunque il contatto sulla rete con i loro studenti, che spesso scelte di classe è stato uno strumento ideale per poter comunque mantenere il contatto con loro. Questo ci ha aiutato anche a stabilire un rapporto, per esempio, con il Davide Donatello, con cui abbiamo stabilito un progetto speciale legato appunto al David Giovani. Quindi abbiamo legato gli incontri e gli appuntamenti a tutti i registi, gli autori che avevano partecipato al progetto Donatello e li abbiamo portati comunque a contatto con i ragazzi. Quindi scelte di classe ancora una volta si è rivelato uno strumento ideale per essere utilizzato e allargato anche altri progetti, perché di fatto è la nostra, ossessione, l'idea di stare insieme, cioè di costruire una rete di persone che condividono la stessa idea di educazione all'immagine, che condividono la stessa idea di stare insieme e che ad oggi secondo me è il tassello strategico per poter oggettivamente ripartire con un piano nazionale. Grazie Gianluca, grazie tantissimo della tua testimonianza. Scelte di classe, per iscriversi a questo progetto, per aderire a questo progetto, brevemente come si può fare? La scelta di classe appena avrà la possibilità farà una call per le regioni in cui noi interverremo, la nostra idea è quella di stare sempre sul centro-sud, contatteremo direttamente le scuole che già fanno parte della rete, ma chi vuole partecipare può scrivere a scuole@alicenellacitta.com richiedendo la possibilità di partecipare, perché lo ricordo il progetto è un progetto gratuito, sia la parte formativa che la parte di visione, tranne nel caso in cui noi organizzeremo delle proiezioni all'interno delle sale dove il biglietto del cinema andrà direttamente all'esercente. Quindi l'unico costo che noi diamo, del progetto è proprio l'idea pedagogica del pagamento di un biglietto, perché per noi diventa importante per la ripartenza appunto anche poi della filiera, dell'industria. Insomma, non ci dimentichiamo che la sala per noi rimane sempre il luogo ideale dove riportare i ragazzi, dove dargli la possibilità di tornare a stare insieme. Ecco, concettualmente il cinema ci insegnerà a stare insieme ancora. Quindi su questo ci batteremo e vediamo quello che succederà. Grazie, grazie mille Gianluca. A presto. Grazie a voi.
Buongiorno, siamo con Stefania Refazio, dirigente scolastico dell'Istituto Franco Rasetti di Castiglione del Lago, ed è una dirigente con cui lavoriamo noi dell'Ente dello Spettacolo da diversi anni in un progetto di didattica sull'audiovisivo a scuola legato al Festival di Castiglione del Lago, Castiglione Cinema. E quest'anno, con tutte le difficoltà dovute un po' alla situazione sanitaria del nostro paese, siamo comunque riusciti a realizzare appunto un tentativo di audiovisivo a scuola oltre la DAD. E chiedo alla dottoressa De Fazio di spiegarci un po' come sono andate, diciamo, quest'anno le attività di didattica sull'audiovisivo a scuola in un contesto assai particolare come quello di quest'anno e di tirare un po' un bilancio di questi 4 anni. Nei 4 anni, sì, no? Io, i progetti sull'audiovisivo sono una nostra tradizione e sono sempre stati al centro della nostra attenzione. Il progetto in questione, l'ultimo, è il progetto Immagina Impara, che rispondeva a un bando del Ministero, del MIC, ed era il Cinema Scuola Lab, il cinema per la scuola. Il progetto quest'anno ha usufruito di un finanziamento di 35.000 euro ed è stato organizzato in relazione con un accordo di rete con l'Istituto Omnicomprensivo Rosselli Rasetti di Castiglione, con l'Ago d'Arte, la cooperativa, e con l'ente appunto Fondazione Spettacoli Don Davide Milani. Si è mosso su due direttrici, coinvolgendo le classi quinte e le classi terze. Le classi quinte hanno realizzato dei corti cinematografici, scegliendo come temi conduttori i temi dall'Agenda 2030. L'Agenda 2030 è al centro della nostra attenzione didattica perché funge da fil rouge per vari progetti che la scuola in campo. Loro hanno prodotto quindi tre corti sul bullismo, sull'economia sostenibile, quindi il limite alla riduzione dei consumi, e sul bullismo. Quindi hanno imparato in maniera molto semplice a girare un piccolo corto che è stato poi proiettato nelle serate. Le terze invece hanno abbordato dal punto di vista narrativo, c'è stato un approccio narrativo, uno studio del linguaggio cinematografico, come raccontare e cosa raccontare in relazione al racconto, diciamo, che loro hanno sui loro libri di testo. Ora, tutto questo era finalizzato a motivare i bambini alla visione del film e quindi anche loro hanno prodotto delle sceneggiature, hanno assistito a delle proiezioni, hanno scelto in maniera molto critica ma anche molto attenta le pellicole che volevano vedere e quindi diciamo che il bilancio è senz'altro un bilancio positivo, anche perché io credo che l'obiettivo di questo tipo di progetti del MIC e sia proprio quello di riavvicinare il mondo della scuola al cinema. E questo deve cominciare dai bambini più piccoli, perché è un'educazione. Quindi l'educazione comincia, prima comincia e meglio è, diventa più efficace. Mi sembra di capire che i due elementi fondamentali, i due cardini un po' di questo progetto, sia l'abbinamento parte teorica, parte laboratoriale, che mi sembra una strada, sicuramente non è una strada nuovissima, ma è una strada molto promettente in un momento in cui si discute tanto di rivoluzionare o comunque rimodulare la didattica. Non solo quella dell'audiovisivo, ma un po' tutta la didattica a scuola, alla luce anche di quello che è successo nell'ultimo anno. Ecco, le chiedo il coinvolgimento dei ragazzi, come i ragazzi hanno risposto a questo tipo di proposta e se effettivamente può essere un modello esportabile anche su altre materie. Sì, diciamo che l'attività laboratoriale adesso è entrata nella scuola, anche perché diventa, diciamo, la metodologia più consona alla giovane età dei bambini, così come però anche per i giovani e gli adolescenti. Lo spazio laboratoriale permette lo sviluppo di competenze trasversali molteplici, non ultima la socialità, che è appunto quella che in questo momento sembra emergere come necessità più adeguata. Certo, l'attività innovativa, il carattere innovativo c'è. I bambini fu escono fuori dalla classe, la classe è dove sono loro a far lezione, quindi il giardino della scuola dove si giravano le riprese, il campetto davanti alla scuola. L'innovazione è anche questo, portarli fuori, e quest'anno aveva una valenza ancora maggiore perché noi sapevamo che tante attività dovevano essere fatte all'aperto proprio per contenere il virus. Poi naturalmente c'è il valore aggiunto degli elementi, la conoscenza di questi elementi essenziali del linguaggio audiovisivo.
visivo, che si traduce proprio nello sviluppo della capacità di narrare servendosi di diversi linguaggi. Non c'è un unico linguaggio, loro devono imparare ad interpretare, a capire il mondo nel servendosi di tutti dei molteplici linguaggi che oggi loro hanno a disposizione, anche attraverso i film, che sono forse lo strumento più adatto, proprio perché sono visivi per i più giovani. Grazie dottoressa De Fazio, e speriamo insomma di continuare allora a collaborare su altri progetti o progetti simili. E grazie a tutti voi e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a voi. Grazie. Do il benvenuto a Roberta Magliacano, referente del Centro Diurno per Anziani Le Querce di Mamre della cooperativa L'Arcobaleno. Roberta, ti va di raccontarci cos'è la cooperativa L'Arcobaleno, che da anni ospita la tappa di Libero Cinema in Libera Terra? Sì, la cooperativa L'Arcobaleno è una cooperativa che nasce nel territorio del Chiese negli anni Ottanta e tuttora si occupa di servizi rivolti alle persone fragili, agli anziani, a persone con patologia psichiatrica e agli adulti in difficoltà. Per quanto riguarda l'area anziani per la quale io lavoro, la cooperativa L'Arcobaleno gestisce diversi centri diurni integrati a Lecco e nella provincia di Lecco. Il centro diurno per anziani, Le Querce di Mamre, nasce su un bene confiscato alla 'Ndrangheta. Cosa vuol dire lavorare nei servizi socioassistenziali in un territorio che nell'immaginario non è associato alla mafia, ma che invece porta con sé una traccia evidente della presenza delle mafie al nord? Certo, il centro diurno integrato Le Querce di Mamre appunto nasce all'interno di un bene confiscato e ha la possibilità appunto di erogare un servizio rivolto alla popolazione fragile, quindi agli anziani. La possibilità per la cooperativa L'Arcobaleno di gestire una struttura in un territorio come quello di Galbiate, dove appunto negli anni 90 venne messa in atto questa operazione della questura volta proprio alla confisca dei beni, ci permette di renderci conto dell'importanza che ha su questo territorio il comunicare appunto al territorio che la mafia è presente anche nel nord Italia. La cooperativa assume un ruolo di rilevanza sociale proprio per la necessità di parlare dei temi legati alla legalità e alla lotta alla mafia in un territorio dove nell'ordinario appunto il concetto di mafia non viene associato a quella che è appunto l'idea di normalità e di quotidianità propria di questi piccoli paesi del nord. Il focus della puntata di oggi è il cinema intrascuola. Da qualche anno il centro diurno si apre alle scuole per raccontare i temi della fragilità e della mafia al nord. Memoria in Movimento è un progetto che abbiamo realizzato insieme. Ti va di raccontarcelo? Il percorso Memoria in Movimento nasce dalla collaborazione tra la cooperativa L'Arcobaleno e la Fondazione Cinemovel, con l'intento di valorizzare quella che è stata una buona pratica di riutilizzo di un bene confiscato. Il progetto fin da subito ha scelto come obiettivo prioritario quello di permettere ai giovani, in particolare ai ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori, di entrare all'interno di un bene confiscato per poterlo conoscere direttamente, comprendendo sia qual è stata la storia che ha portato appunto dalla confisca al riutilizzo, ma anche sentire direttamente dai protagonisti che vivono oggi il bene, quindi gli operatori, gli ospiti, i volontari, i familiari, che cosa ha significato per loro la possibilità di avere a disposizione questo servizio. Quindi, grazie alle immagini in movimento, all'interno di questo bene i ragazzi possono fare una vera e propria esperienza suddivisa in tappe. In una prima tappa i giovani hanno la possibilità di vedere dei video tratti dall'archivio di Techerai che hanno come tema principale appunto quello che è la lotta alla mafia in territorio nazionale. E hanno poi la possibilità anche di ascoltare alcune interviste che sono state fatte ai protagonisti di questa confisca e di questo riutilizzo legato a questo bene. Hanno poi la possibilità infine di ascoltare
alcune testimonianze dei nostri anziani, dei nostri operatori e dei nostri volontari rispetto a quello che è il servizio che oggi offriamo all'interno di questo contesto. Grazie Roberta. Grazie a tutte e tutti per averci seguito. Vi diamo appuntamento stasera con Shooting the Mafia di Kim Longinotto in contemporanea all'Ecco e su mymovies.it. Libero Cinema Magazine torna il 16 luglio con una puntata dedicata alle Terre dei Fuochi e al ruolo delle comunità e dei territori nella costruzione di un'alternativa per il nostro paese.